I read that special article of yours, Unsolved Cases of the 20th Century. Takashi, what are we going to do? Where are you? Takashi, I'm here! Come on, you devil! Nice to meet you. It's a secret or two they want to hide. Ah, Kazuya, you've come too, I see. Maybe somebody else is going to die. Stop it! Why does this keep happening? You know who I am. But there's not one since. What did I do that day? Excuse me. There are two kinds of people. There are still things I must do here. In this notebook, I can confess the darkest part of myself. Cari videogiocatori, care videogiocatrici, siamo su Glass Rose, videogioco per PlayStation 2 che mi è stato richiesto. Quindi ho deciso di portarlo, e bando alle ciance, iniziamo subito. Nuovo gioco, perché non l'ho mai giocato, qui difficoltà metto standard, o easy, no, standard che è meglio, va. Ok, vediamoci il filmato. A proposito, questo gioco è completamente in lingua inglese e voi probabilmente vedrete poi i sottotitoli che ci avrò appiccicato io nel video. Comunque godiamoci l'introduzione. Ed è incompleto, come mi hanno detto su YouTube, non esiste la soluzione al gioco completa. Quindi forse io sarò il primo a farlo, sarei il primo. Vedremo un po'. Il nostro amico si è risvegliato in una bella casa. Dai, una... un vecchio orologio, cos'è? Ah, stavate visitando una vecchia... sì, è un orologio, infatti, una vecchia casa. Stavano visitando. Sembra un orologio degli anni 20. But it's brand new now. Oh, what's that? Quelli che si caricavano. Hey, wait up. Manualmente. Attenzione, è scomparsa. She disappeared. Adesso anche lui. Quindi sei scomparso e ti sei ritrovato qui in questa casa, villa, dimora, no? Per così dire. Capitolo 1, Takako. Chapter 1. Where am I? Bene, dove ti trovi? Non lo so. Lo scopriremo presto, comunque. Per ora non ho ancora il controllo del mio personaggio. Sta facendo tutto lui. Hai un anello? È vero, c'è un anello. Si è toccato il dito. Vediamo un po'.
Una foto, una... un grammofono, un giornale, una finestra, una scrivania, uno scaffale, diciamo, una libreria. Amy. Dov'è Amy? Non è con lui sicuramente, non è qui. È da qualche altra parte. Amy. Allora, posso muovermi? Amy non si trova qui. Direi di no. Chissà dove potrebbe essere, in effetti. Sicuramente l'inizio funziona tutto da tutorial per capire il gioco. Ah, c'è qualcosa? Cos'è? Adesso si tocca l'anello. Che deve avere qualche significato particolare. Vediamo cos'è. Ah, una... si vede un cassetto aperto. Cos'è, una visione, un flashback? È toccato quell'affare e si è visto la... il cassetto. What's this? Cos'è? Ah, una chiave. Una chiave di cosa? Hai trovato una chiave, una rosa, rose key? Non color rosa, ma forma di rosa, che con un emblema di una rosa. Ah, questo qui sì, il tutorial, il cursore. Vabbè, non sto qui a leggere tutto, a esaminare gli oggetti. Poi l'orologio che va avanti il tempo, ok. I punti mentali. I frammenti di cuore. Ah, sarebbero tipo dei collezionabili. Ok, ah. Adesso posso finalmente iniziare. Andiamo a vedere prima qui sta finestra. Si vede il giardino di casa. Ah, c'è qualcuno nel giardino, fuori? È partito filmato. Un guardone. Matsunosuke Shinada. Chi è? Ah, Amy. L'ologramma di Amy. Che però non è fisicamente qui con noi. È da un'altra parte lei. E infatti non la può toccare. La può vedere ma non la può toccare. Lei non si è accorta di nulla. Proprio un ologramma. What's going on? She can't see me. Non può vedermi, no? In effetti non può. Però tu puoi vederla. E la puoi anche sentire. Amy, I'm right here. Sono proprio qui, Amy. Looks like she can't hear me either. Sembra che non possa neanche sentirmi. Va bene, non possiamo fare niente per ora. Controlliamo anche sto... il paralume. Il paralume della lampada è realizzato con un vetro colorato. Niente di interessante. Qui c'è, cos'è? Un quadro? Vediamo un po'. C'è una foto in questa piccola cornice. Ma niente di interessante comunque, quindi non gli interessa lui, al nostro protagonista. Le porte? Ovviamente, come al solito, come in tutti i giochi, le porte sono chiuse. Dice qualcosa che luccica? Cos'è? Niente di interessante qui, no, ma non era lì, un po' più là. Qui. Il mio cuore è stato spezzato? È in pezzi? Raccogli i frammenti. Salvami Takashi. Ah, è rivolto a noi. Hai trovato un pezzo di cuore, un frammento, diciamo.
Numero dei frammenti, 1. Sì, il primo frammento. Abbiamo un frammento, non so a cosa possa servire, ma ce l'abbiamo. Controlliamo qui. Blood and Soul. Sono libri praticamente questi qua, sì. Una sottospecie di libreria. La vetrina è piena solo di vecchi romanzi dell'orrore. Ah, quindi sono tutti libri horror. È inutile stare qui, controlliamo anche il grammofono. C'è un grammofono qui sul tavolo. Sul grammofono c'è un disco Mahler. Il grammofono sembrerebbe nuovo, ma il disco è un 78 giri. Questo posto potrebbe essere... Ah, c'è qualche novità. Ecco qui che parlava con Amy. I'm sure of it. But the scene of the case, the cinema mansion, apparently still exists today. It's been sealed up ever since the case. Maybe there's something there, something that'll shed some light on the case. I have to go there. No, quindi cosa sono loro? Dei giornalisti? I'll go with you. Partito un flashback, quando tocchi delle cose partono dei flashback qui. Ah, una poltrona. Oh, niente di che. Ecco un tessuto, bla bla bla, ok. Poi voi vedrete una traduzione comunque. C'è un arazzo con delle rose disegnate qui sopra il camino. Qui invece è un camino ornato di ottone. Ovviamente il fuoco non è acceso perché è spento. Chi lo lascerebbe acceso in una stanza vuota? Nessuno probabilmente. Un altro frammento. Ho trovato un altro frammento di cuore. Numero dei frammenti 2. Abbiamo due frammenti, attenzione. Intanto andiamo avanti qui. E diverse maschere, ci sono diverse maschere nella vetrina, tutte coprono una parte del viso, una sola parte diciamo, sì. Un altro, ah, eccola qui, metà faccia in pratica copre. Quindi ha dei flashback il nostro, ho visto di nuovo qualcosa. Chi era quell'uomo con la maschera? Non lo so. Un tipo di flashback. Questi libri sono scritti in francese e in tedesco. Quindi niente di interessante, a parte che ci sono dei libri. Questa finestra grande. Da questa finestra posso vedere il giardino. Si tratta di un grande giardino. Niente di interessante. Andiamo a vedere nella scrivania. Cos'è? Uno dei cassetti della scrivania ha un lucchetto. Ok, abbiamo aperto il cassetto con la chiave. Ah sì, quello che avevamo visto prima, che ci ho fatto vedere. C'è qualcosa dentro? Cos'è? Nel cassetto ci sono dei fiammiferi con scritto caffè pergola. Pergola, sì. Solo pergola, caffè non c'è scritto qui. Hai trovato dei fiammiferi pergola. Ci saranno utili? Ah, uno di spalle. Chi è? Non si può vedere per ora. Oh, ho visto qualcosa. Chi era quel tizio? Non lo so. Allora, lì sembra esserci qualcosa lì sopra, vediamo un po'. C'è un giornale qui sopra la mensola. Sembra un vecchio carattere. La data dice 22 ottobre 1929. 22 ottobre 1929, il giorno in cui sono iniziati gli omicidi? Non dirmi che questo posto è... Ah, sì, dove parlavano. Article of yours, Unsolved Cases of the 20th Century. Quindi mi sa che sono dei giornalisti loro due. Oh, una specie.
Andiamo avanti. Devo vedere ancora qualcosa, devo cercare qui. C'è una lampada sulla scrivania. Color latte il vetro? Dovrebbe importarmene. Ah, un altro filmato. In 1926, per loro due. The founder of New World Cinema, Denemon Yoshinoto, suddenly retired from the film industry. He kicked out his four children who had been living with him. The only people he let stay there were his wife, Ayako, and three employees. After that, he lived all shut up in the cinema mansion. That's what people called it. 3 years later, Denemon was poisoned, and when everybody involved with Denemon was told about his death, they all got together here. And then, five of them were murdered. Quindi eravate, forse voi siete in questa casa, in questa villa, però nel presente, e tu adesso saresti nel passato? Cioè, io la penso così, Qui c'è una... Cos'è? Ah, c'è una foto sulla scrivania. C'è una foto sulla scrivania. La foto è in bianco e nero e sembra molto vecchia. È come se l'avessero scattata decenni fa. La donna nella foto ha un'espressione languida. Dove potrebbe essere Amy? Ah, ma certo, quel taccuino che mi ha... il libro che mi ha dato, il taccuino, sì. My grandfather left me this. Ah, ti ha dato una specie di quaderno, diario, cos'è? Forse ci sono degli appunti interessanti. Ah, per fortuna ce l'hai anche qui. Anche nel passato. But it's new now. Ma è vuoto. C'è una foto. He's suddenly disappeared. Però non ci sono le scritte. 24th, leaving this behind. Where did he go? Quella donna lì che abbiamo visto in foto. And who on earth was he? I'm going to disappear in 3 days. What does that mean? Ok, abbiamo visto la foto. Ah, c'è qualcuno. Cuneo Acilia. Ah, Cassia. You've come too, I see. Sembrerebbe un maggiordomo. Vediamo un po' che ci dice il damerino. How are you feeling? Come sta, signore? Il suo colorito sembra un po' migliorato. Quindi ci conosce. E chi è quest'uomo, appunto, quello che mi chiedo anch'io. Ah, conversazioni sullo schermo, sì, ok. Ah, dobbiamo parlare, quindi. E poi evidenziare le parole. Sì, è un tutorial, comunque, andiamo avanti. Non credo di aver capito, quindi dovrei parlare con il maggiordomo, no? Vediamo un attimo. Siamo 16 ore. No, sono le 16:11, no, 22 ottobre delle 16:11. Che parliamo con Acilia. Che cosa c'è, signor Kazuya? Quindi devo evidenziare la parola Kazuya. Di che cosa sta parlando? No, ho sbagliato, non ho fatto il metodo giusto. Devo rifare, mi sa. Allora, devo proprio evidenziarla, mi sa, perfettamente la parola. Ho preso anche uno spazio vuoto. Vediamo un po', provare a evidenziare solo Kazuya. Vediamo un po' così. Ancora no, troppo. Ok, vai. Vediamo un po'. Sì, esatto. Kazuya chi è? Chi è? Cosa sta dicendo? Ci ha preso per matti. Lui intanto non sa niente, Takashi, perché si chiama Takashi non Kazuya. Signor Kazuya, sta bene? Ha dimenticato chi sono?
Signore, sono Acia, il maggiordomo. Sì, beh, maggiordomo, proprio come avevo immaginato. Quindi evidenzio Acia adesso, magari. Potrei evidenziare il suo nome. No, ma io direi di evidenziare Acia, no? Vai, no, no, ho preso male, no, di nuovo ho preso male. Ma è sbagliato. What are you talking about? Sì, di cosa stai parlando? Bla bla bla. No, non è questo, devo proprio evidenziarlo perfettamente, se no non me lo conta, così. Allora, no, ok, vai. Acia? Esatto. Sono il maggiordomo Acia. Sono lo stesso maggiordomo che l'ha accolta quando è arrivato, signore. Quindi ci ha accolto lui, ma noi non ce lo ricordiamo. Appunto, mi hai accolto? Che cosa succede qui? Cosa sta succedendo qui? Non riesco a capire di che cosa stai parlando. Per favore, provi a ricordare. Davvero non ricorda nulla, signore? Quando ha sentito ciò che le ho detto prima, era spaventato, scosso, ed è svenuto nel posto lì, nel luogo. Cos'è? Svenuto, siamo svenuti, quindi. Said. No, ho sbagliato. Non è questa la parola. Quindi è molto investigativo, bisogna scegliere le parole giuste, le frasi, parole. Forse è più corretto così. What said. Allora, quando ho sentito ciò che hai detto, sono svenuto. Che cosa mi hai detto esattamente? Le stavo raccontando della tragica notizia del signor Yoshinodo. Adesso già ho capito cosa devo evidenziare, ovviamente il suo nome. Il suo nome Yoshinodo. La tragica notizia. Tragica notizia, forse è meglio. Prima. La tragica notizia. Quale tragica notizia? Di che cosa parli, infatti? Sono curioso adesso di sapere. Che ha? Mi fa male la testa. Che cosa mi succede? Un altro flashback. Un altro filmato apparso. Cosa c'è? Hello? Mi sa che... infatti è morto. Deve essere lui, Yoshinodo. Infatti è visto dall'anello. Mi sa che con quell'anello gli conferisce dei poteri, mi sa. Vediamo un po'. Cioè è rimasto lì, ma con la mente era da un'altra parte. Ok, sta bene, signor Kazuya? Lui dato no, Takashi, non Kazuya, non sa che cosa è successo. Appunto, che cosa ho appena visto? Chi era quel tizio seduto sulla sedia? Povero uomo, si è dimenticato? L'altra notte suo padre, il signor Denemon Yoshinodo, proprio qui, cioè quindi in questa stanza, mio padre?
Non riesco a credere che lei abbia dimenticato cosa è successo al signor Yoshinodo. Molto bene. Le racconterò di nuovo la storia dall'inizio. Ascolti attentamente. Il signor Denemon Yoshinodo, suo padre, il padrone di questa casa, è stato trovato morto la notte scorsa in questa stanza. Quindi è morto, sì, ho intuito bene. Quindi adesso vorrei evidenziare il suo nome. Proprio per... No, non è così, no. Allora, così. No, di nuovo. Sì, Denemon Yoshinodo, ok. Ce l'ho fatta. Denemon Yoshinodo? Esatto, signore. Il signor Denemon Yoshinodo, suo padre, è morto la scorsa notte, prima che avessi la possibilità di vederlo, di incontrarlo. Tanto lui parla tra sé e sé, cosa sta succedendo qui? Denemon Yoshinodo è stata la prima vittima di quel caso irrisolto lì. Ah, quella del 29, degli omicidi, no? Che hai detto prima. E adesso quel Denemon dovrebbe essere mio padre. Perché mi sta dicendo queste cose, mi sta dicendo questo? Sta bene, signor Kazuya? L'improvvisa tragedia deve averla scosso parecchio. Però io non mi chiamo Kazuya, il mio nome è... Ma cosa sta dicendo, signore? Lei è Kazuya. Kazuya Nanase. Appunto, Kazuya Nanase. Signor Kazuya, la prego, cerchi di contenersi. Lo shock della scomparsa del signor Yoshinodo deve essere stato troppo per lei. E quest'uomo crede veramente che io sia Kazuya Nanase, ma per quale motivo? Perché? Bella domanda, eh? Sono preoccupato per lei, signore. Lei è Kazuya Nanase. È stato separato durante la sua infanzia, quindi separato dal genitore, ma il signor Yoshinodo non l'ha mai dimenticata. Me lo ha detto lui stesso, quindi gliel'ha confidato il suo presunto padre, così, per così dire, dai. Adesso voglio evidenziare proprio il nome Kazuya Nanase, voglio vedere che cos'è, vediamo un po'. Signor Kazuya, va bene, va tutto bene? Per molto tempo il signor Yoshinodo non ha più avuto sue notizie. Ah, quindi è molto tempo che... ma poi alla fine l'ha trovata. L'ha trovata... L'ha chiamata qui per poterla incontrare dopo più di 20 anni? Sì, 20 anni. Mi ha chiamato qui? Mi ha chiamato? Questa deve essere la casa del 1929, sì, esatto, come avevo pensato prima. Qui dove sono venuti tutti quegli omicidi? Denemon è appena morto, è appena iniziato, siamo all'inizio. Va tutto bene, signor Kazuya? Perché quest'uomo mi chiama Kazuya Nanase?
Perché non riesco proprio a capire. Appunto, ripete di nuovo il suo nome. Adesso un altro, mi sa che, ecco, un'altra. Ah, tipo dei poteri. Ah, è il giudizio divino. Ah, ok, un altro tutorial premendo il tasto triangolo. Sì, ok. Vabbè, per ora se dovesse servirmi lo userei. Cos'era? Cos'era quello? Ero io? Che cosa diavolo ho visto? Che diamine, non dirmi che ho letto la mente di questo tizio. Ma come potrei farlo? Ah, la mia testa. Ha mal di testa adesso. Si vede lo sforzo mentale. Mi ha fatto venire mal di testa. Ah, di nuovo Amy. Amy. Adesso a lui tanto non lo vedrà il maggiordomo. Amy, chi è Amy, signore? È lì, è proprio quella lì, quella è Amy, è lì. Lui ovviamente non la vedrà. Ci scommetto 1.000.000 di euro, infatti. Cosa sta dicendo? Non c'è nessuno in questa stanza tranne lei ed io, signore. Che cosa? Infatti lui è stupito. Io non mi sarei tanto stupito comunque. Ah, ho saltato, non ho letto tutto, vabbè. Mi è scappato il tasto. Schiacciato involontariamente. La grande. Ok, l'androne lì. È enorme sta casa, si vede già. Allora, adesso. Questa è la camera, signore. Si senta libero di utilizzarla. Di utilizzare questa stanza per tutto il tempo che rimane in questa villa. Ora, per favore, si rilassi un po', si riposi. Ok, Houseboy Room. Quindi siamo in una nuova stanza. Ci saranno cose da vedere, anche qui da cercare. Non riesco a crederci. Ma sembra che mi trovi veramente nella casa del cinema del 1929, dove sono stati commessi gli omicidi seriali. Povera Amy, siamo entrambi finiti in uno slittamento temporale? Ma sembra che sia l'unico che possa vederla. Forse perché siamo in una linea temporale diversa, differente. Mi sa di sì. Per qualche ragione la gente di questo tempo pensa che io sia Kazuya Nanase, cioè non Takashi. Kazuya, il legittimo figlio di Denemon. Il nome di Kazuya non è mai apparso nel materiale che ho cercato. Cosa succede? Cosa sta succedendo? Va bene, ah, qui mi fa vedere cosa devo guardare, ok, un cassetto, un'altra scrivania lì, va bene. Va bene, noi ci fermiamo qui per questa prima puntata di Glass Rose e noi ci rivediamo per il prossimo video. Spero che vi sia piaciuto e nel prossimo andremo avanti e sarà lunga perché dovrò sottotitolare tutto. Un esperimento che proverò a portare avanti. Vi saluto e alla prossima. Ciao!